Collegamento dal comune di Venosa per l'incontro su Carlo Gesualdo con il dottor Savignano. Abbiamo qui con noi l'avvocato L'avvocato. Bruno Tamburiello, sindaco di Venosa. Grazie per questa intervista, sindaco. Vorremmo chiederle, nella vostra cittadina, com'è vissuta la figura di Carlo Gesualdo? Ha una rilevanza notevole. Pensi che, a parte i convegni, tanti convegni che si fanno su Gesualdo da Venosa. C'è la corale Gesualdo da Venosa che non solo dà lustro alla città per quelle che sono le manifestazioni che intrattiene in loco, ma ormai ha una certa affermazione, è nata già da oltre 20 anni, da circa 20 anni, e fa solamente musica gesualdiana, quindi questo porta ad una conoscenza viva all'interno della comunità locale. Inerente al libro del dottor Savignano, Intrighi, questa nuova visione di Carlo Gesualdo, non visto più come principe assassino, come la valutate voi? Io l'ho già rilevato alcuni giorni fa in un altro convegno su Gesualdo da Venosa che si è fatto qui a Venosa ed era presente anche la RAI in quella occasione. Ho detto che praticamente dà una interpretazione nuova a questo libro che ha delle sfaccettature diverse dai soliti libri su Gesualdo da Venosa. Ci immette nella conoscenza viva attraverso il colloquio con i propri figli. Ma la verità e la realtà è questa: un processo non c'è stato. Praticamente delle certezze noi non le abbiamo. Non sappiamo fino a che punto c'è stata la compartecipazione di Gesualdo da Venosa, che comunque non è stato lui l'assassino. Questo è un fatto acclarato, ma quel pretungolo che stava là in mezzo a giostrare, a maneggiare, quel parente certamente ha avuto grande parte in questo assassinio. Che ci fosse un rancore di Gesualdo verso la moglie è anche evidente, non è che lo scopriamo oggi. Ma la certezza matematica di come si siano svolti i fatti, anche perché sono scomparsi i testimoni, apre una visione nuova e ci dovrebbe essere una revisione storica sulla figura di Gesualdo per quanto riguarda questo aspetto specifico, non per quanto riguarda la sua musica, per cui pensi che noi qui abbiamo avuto come ospite il maestro Abbado. La stanza è intitolata a Gesualdo da Venosa, che è qui a fianco alla Sala del Trono, è stata inaugurata dal maestro Abbado, che era qui in un convegno gesualdiano per capire la musica di Gesualdo, affascinato da questa musica particolare che aveva delle conoscenze oscure per lui ed era qui a Venosa proprio per conoscere i luoghi dove Gesualdo è nato e nello stesso tempo per avere delle conoscenze tecniche proprio della musica polifonica di Gesualdo da Venosa. La ringraziamo per questa intervista, sperando che, come noi siamo venuti a trovarle a Venosa, lei possa venire da noi a Gesualdo a visitare il castello. E grazie per l'intervista e arrivederci. Thank you.
passato ho avuto contatti con l'amministrazione comunale di questa nobile cittadina che è Venosa e già c'era questo d'accordo di programmare alcune attività insieme, solo che un po' la distanza, un po' il fatto che apparteniamo a due regioni diverse, ci sono state delle difficoltà di natura obiettiva per cui non abbiamo potuto fare insieme le progettazioni che avevamo stabilito un tempo fa. Oggi come oggi invece è possibile farlo perché nell'anniversario del quadricentenario della morte del grande principe possiamo programmare alcune attività insieme, sponsorizzate soprattutto dalla regione di Campania. La figura di questo principe rivisitato in questo libro, lei che cosa ne pensa? Beh, Giovanni Savignano, che ha scritto il libro suo sul Carlo Gesualdo, l'ha visto da un punto di vista scientifico didascalico, nel senso che lui ha inquadrato la figura di Carlo Gesualdo con un'introspezione psicologica molto accurata e dal punto di vista didascalico, dicevo, lui è come se volesse parlare ai suoi figli interpretando questa figura così controversa e così difforme da quelle che era e che oggi la nostra realtà. Sinceramente sono rimasta piacevolmente sorpresa, anche perché ho letto sempre la storia di Carlo Gesualdo nei vari testi che sono succeduti negli anni e devo dire che il libro ha una particolarità, cioè valuta il principe di Gesualdo da vari punti di vista, tant'è che se si legge il libro si capisce come il dottore Savignano abbia fatto una cesellatura del personaggio e abbia valutato il personaggio da vari punti di vista. Quindi c'è Gesualdo bambino con la patologia respiratoria, c'è Gesualdo adolescente profondamente chiuso in se stesso e ancorato alla sua religione, ossessiva forse, e anche costrittiva. Poi c'è Gesualdo che si affaccia al mondo della musica, quindi c'è anche l'autore si è anche addentrato nella musicoterapia della musica del principe e poi c'è l'incontro fatale con Maria d'Avolos, un incontro che comunque io non voglio svelare alcun particolare del libro, però anche il personaggio di Maria d'Avolos è valutato in vari aspetti che forse non sono stati mai valutati attentamente da altri autori. Quindi per questo il libro di Giovanni Savignano è un unicum nel suo genere. È un libro che deve essere acquistato per approfondire la conoscenza dai vari punti di vista che l'autore vuole valutare. Oltre le mura del castello di Venosa, siamo qui nella piazza con alcuni venosini. Abbiamo chiesto a qualcuno di loro se conoscevano questa figura del principe Carlo Gesualdo e scopriamo che nel paese non è molto conosciuto, come appunto ci stava dicendo il signore. Ma non è molto conosciuto per una semplice ragione, perché non è stato mai pubblicizzato. Comunque probabilmente lo conoscono persone che amano la musica, perché gente comune che non è che nelle nostre scuole hanno imparato chi fosse Gesualdo da Venosa, questo non è stato mai, ecco perché i venosini, poche persone conoscono il grande musicista.
Percorrendo le strade di Venosa e parlando con i venosini, dai più grandi ai più piccoli, ci siamo resi conto come la storia del principe Carlo Gesualdo sia poco conosciuta. Ciò è da attribuire alla scarsa istruzione che viene data e ci auguriamo che ora si possa fare qualcosa per dare maggior rilievo a questo principe e alla sua storia. Con questo vi salutiamo, arrivederci.